lei, Maria Pia Mirati, grazie di essere venuta a raccontarci fuori dall'AREM. È un grande piacere. No, Maria Pia, ci siamo scambiati due chiacchiere mentre il Papa finiva di dire quello che aveva di importante da dire. Abbiamo detto una cosa. Questo mondo è strano, questa vita è strana, perché raccontare oggi una figura che sembra creata veramente dalla penna di uno scrittore di adesso, che invece ci riporta a un mondo lontano, in cui le donne non contavano nulla, soprattutto se non erano ben ammogliate, è qualcosa che veramente ci interroga. Come ti sei appassionata alla figura di Caterina Troiani e chi è secondo te, o almeno quello che tu hai provato a raccontare in maniera meravigliosa nel tuo libro? Ma guarda, Caterina, è impossibile non innamorarsi di questa figura, è una figura straordinaria, cioè fuori dall'ordinario, fuori da quel tempo. Teniamo conto che nasce agli inizi dell'Ottocento, quindi siamo già in uno stato, quello italiano, che non è ancora uno stato. Nasce in un piccolo paese della provincia del Lazio, quindi Frosinone, piccolissimo paese, e finisce in convento prestissimo, per un fatto di sangue, che è un fatto di sangue della sua famiglia, cioè ha un papà che uccide la moglie, quindi è una bambina che probabilmente, non sappiamo come, io ho cercato di intracciare tutto nella storia di Caterina, che nasce Costanza Troiani, probabilmente lei ha saputo, ha visto, io immagino nel mio libro che lei abbia sentito la notte in cui il papà uccide la madre che è incinta dell'ultimo figlio, una famiglia grande, allora si facevano le famiglie grandi. Quindi Caterina finisce prestissimo in un convento che da convento normale a Ferentino, posto piccolissimo, convento arroccato, quindi c'è tutto già una sorta di medioevo, di oscurità. Vero. E all'improvviso questa bambina viene appunto lasciata sola da una famiglia grande con i fratelli, lasciata sola in un convento dove c'erano poche suore, il quale convento diventa convento di clausura per voglia, per necessità e per desiderio della badessa. Quindi già lì comincia una storia, ed è un pezzo di storia. Dopodiché Caterina è straordinaria, quindi fuori dall'ordinario, perché è una delle prime suore missionarie italiane. E pensiamo, attenzione, donna missionaria in un paese islamico, in un paese arabo, attenzione, perché arriva in Egitto, viene mandata in Egitto, di cui lei non sa praticamente nulla. È una storia appassionante, dire poco, ma è incredibile come una donna, insieme ad altre cinque, parliamo di donne, prima che suore sono donne, e sono donne appunto come dicevi tu giustamente, non contano nulla. In quegli anni, anche adesso, purtroppo. Però in quegli anni sono sei suore che partono in carrozza da Ferentino, e vanno fino a Roma dove prendono una nave dove viaggiano naturalmente in seconda classe con i pochi soldi che hanno, quindi immaginate come possano viaggiare delle suore senza diciamo potersi lavare, in una situazione così, con dei bauli enormi dove portano tutto quello che hanno, cioè quattro cose, arrivano al Cairo, prima passando da Alessandria, e dal Cairo prendono un ferro a vapore, cioè uno dei primi treni. Tenete conto che allora i treni appunto iniziano allora, tant'è che il Papa Pio IX, che lei incontra ben due volte, e con il quale lei interloquisce, perché lei scrive appunto di aver parlato con il Papa, cioè di aver avuto uno scambio di battute incredibile, e il Papa viaggia per la prima volta in treno da Roma a Gaeta, quando appunto va in isolamento, diciamo. Allora, cosa succede? Questa donna arriva in un paese che è il Nord Africa. Il Cairo è una sorta di metropoli, cioè ci arriva di tutto, c'è il protettorato inglese. Città anche di mercanzie, insomma un posto protettorato anche inglese, e con molti turchi ricchi che vivono lì. Quindi è già un crocevia, ci sono i francesi, ci sono già le suore francesi. Gli italiani non ci sono, ma sono le suore francesi. Allora, mettono su una missione, la prima missione italiana, con appunto a conduzione femminile, con delle suore, e lì succede dell'incredibile, perché quello è veramente un crocevia tra Oriente e Occidente, tenete conto di tutto quello che parte in termini di merci verso l'Inghilterra, verso la Francia, ma quello che scopre subito Caterina e le altre suore, poi la storia lì, anche lì, le malattie, cioè no, trascuriamo alcuni particolari, e che c'è un traffico pazzesco di bambini, ma soprattutto bambine,
morette, così vengono definite, le morette, le brune, le negre, attenzione, allora naturalmente non c'è niente di corretto, certo, dal punto di vista nemmeno del linguaggio, le piccole ragazzine vengono avviate, alcune alla prostituzione, ma le più belle, diciamo, e anche quelle che l'età, di età giusta, portate negli harem dei signori sia arabi che turchi. Maria Pia, ti fermo un attimo qui. Però perché... qui poi dobbiamo parlare della tratta. Attenzione, secondo me... è di qua ti voglio portare. Intanto con l'aiuto delle immagini noi cerchiamo, e poi grazie a queste tue, l'uso plastico che tu hai delle parole. L'uso, dice Rondoni, il pulp che tu fai della parola. Chi ha letto i libri di Maria Pia lo sa che sono carne. Te lo dico, ce lo siamo detti un minuto prima di entrare in onda. Maria Pia, immaginiamo quindi questa bambina che del mondo femminile ha conosciuto direttamente la figura familiare di una madre che se n'è andata troppo presto, una zia che l'ha accompagnata, poi direttamente le suore, che capisce che di questo corpo delle donne, che lei forse ha visto soltanto fasciato dagli abiti di monache, si fa mercanzia, si fa schiavitù nel vero, sì, senso della parola. Qual è? Tra l'altro tu hai letto tutta la corrispondenza, Caterina, sì, Troiani era una che scriveva, molto, quasi come se fosse necessario, sì, esatto, fissare la memoria per iscritto, perché quelle cose che vedeva erano così lontane dal suo sentire. Brava. È così? Ma sì, perché allora, intanto allora scrivevano in pochi, leggevano in, certo, pochissimi, e in particolare le donne. Lei, siccome era tra le poche alfabetizzate, comincia immediatamente in convento a fare un lavoro di archivista, cioè raccoglie i documenti del convento e scrive le piccole cose, oggi anche sono piccole cose, yeah, cioè cosa entra nel convento, chi incontrano, pochi, e i missionari che arrivano in convento, e lì c'è il primo punto, diciamo, sul quale fare l'attenzione per la vita di Caterina, cioè Caterina si innamora dell'idea di una missione, perché parte da lì la missione, certo, non è che qualcuno le manda, certo, cioè lei insiste per andare in missione, per andare in paesi disagiati, in particolare in Nord Africa, quando incontra il primo missionario che arriva a Ferentino nel convento per dire messa. Certo. E per confessare le suore, perché le suore erano isolate, quindi, certo, arrivavano dei preti che facevano appunto messa e le confessavano. E da quel momento lei perde la testa in qualche maniera. Quindi in questa donna, giustamente come dicevi tu, durissima, perché è sempre vestita, certo, perché non ha l'affetto prossimo e corporeo della mamma, c'è una zia molto dura che la porta subito in convento, le stesse suore del convento non sono certo delle donne, diciamo, di grandissimo affetto, morbidezza ed espansione affettiva, ma non possono, sono donne che hanno vissuti molto difficili, quindi lei stessa è una donna molto dura, ma molto organizzata, e secondo me con un grande centro di passione profondo, per cui riesce ad andare in missione perché lei vuole, e convince il Papa anche, convince Propaganda Fide, convince l'arcivescovo, convince tutti a dargli un po' di soldi, e partono con pochissimi soldi appunto per il Cairo. Quando impatta questo mondo, sì, quando questo desiderio di maternità che lei chiaramente essendo anche una religiosa non aveva potuto esprimere, però penso sempre alle parole di Papa Francesco che dice alle suore dovete essere madri, lei diventa in un certo senso la mamma putativa di tutte queste ragazze e bambini, perché là è l'altro affronto, prendere, sì, anche i bambini i che vengono lasciati per strada, affidati alle balie come tu racconti, sì, perché non si possa pensare, no, che i maschi entrino in convento, guardate attenzione quanto, sì, retaggio ancora. Che tipo di reazione ha questa donna? Come riesce poi ad andare ad accendere questa solidarietà che fa sì che dopo poco arrivino queste bambine, vengano portate anche dalla popolazione in questo convento? Questa storia delle bambine e poi dei bambini lasciati per strada. Allora ci sono varie storie sui bambini e sugli adolescenti. Allora c'è una prima situazione che forse è importante dire, che è la tratta degli schiavi. Noi siamo abituati, ricordiamoci che la tratta degli schiavi, e Francesco lo sa e l'ha detto, Papa Francesco lo sa e l'ha detto, esiste ancora. Sì. Ma allora, nell'Ottocento, in pieno Ottocento, lei arriva nel 1859, cosa succedeva? Che i ghebaglieri, cioè gli schiavisti, spesso d'accordo secondo me, insomma adesso poi anche leggendo un po' di storia di schiavismo, con alcuni occidentali, quindi con parte di francesi, in quel caso inglesi, penetravano dentro l'Africa, arrivando quindi nel cuore africano, e finivano dentro questi piccoli villaggi fatti anche da poche decine di abitanti, uccidevano
quasi tutti gli uomini per portare via bambini e soprattutto femmine, donne, perché appunto erano da mercato. Le portavano tutti questi incatenati con, insomma, con varie le cose. Le immagini che siamo abituati a vedere nei purtroppo film. Purtroppo così, esattamente così. Sì. Attraversavano il deserto fino ad Alessandria e al Cairo, quindi cioè fino ai punti più fiorenti delle città più grandi, dove i mercati erano fiorenti davvero, e quelli che arrivavano, attenzione, perché certo. Pensate se legate bambini, bambine, legati con, al collo e ai piedi. Piedi, sostanzialmente, io ho immaginato le ferite, infezioni, ferite, insomma, poi venivano picchiati, abusati, arrivavano stremati, venivano portati nei mercati dove diciamo, la vendita era illegale, mettiamo così illegale, quindi questi mercati andavano fatti la mattina presto, allora mettevano giù, metti i bambini, le bambine, tutti lì squadernati, tutti lì in fila, e passavano quelli, i compratori. Lì succede qualcosa, gli straordinari missionari, e mai la Chiesa ha fatto cose straordinarie, ecco, lì sono le cose incredibili della Chiesa. Alcuni pochi missionari, con buoni, ma il più grande Niccolò Olivieri, oltretutto Niccolò Olivieri è un bellissimo prete, che è vestito con una tunica, anche duro, che va in questi mercati e li compra. Per sottrarli a quel mercato. E compra le donne, le bambine, compra i maschi, compra tutti quelli che può comprare. E mercanteggia per ore per cercare di portare via decine di bambini tutte le volte che trova in questi mercati questi schiavi. E, riesce a prendere, e a un certo punto si accorge di prendere, che forse è necessario ed è anche più corretto prendere i malati, perché costano meno. Cioè, parliamo proprio pensate di questo. Pensate, allora, noi stiamo parlando in una maniera apparentemente così fredda, ma efficace. Maria Pia, io ti dico grazie per questo. Di un fenomeno che soltanto pochi giorni fa, lunedì, ci ha ricordato Papa Francesco. Francesco. E io, riprendendo il tuo libro che avevo letto tra l'altro da un po' di tempo, pensavo a quanto fosse attuale tutto il tuo racconto. Papa Francesco è arrivato a chiedere scusa, anche perché i cattolici fanno esattamente le stesse cose che fanno tutti gli altri, fermo poi a far finta di dolersene. Quando offendono le donne, quando offendono la donna, ha parlato in termini molto chiari dell'orrore della prostituzione, del mercimonio che si fa della carne umana. E allora io ho pensato a quanto esempi e storie come quella di Caterina abbiano un senso nella vita di oggi. Questa collana che noi ormai abbiamo imparato ad amare, grazie, devo dire, a un'intuizione di Rondoni e grazie a voi che la state rendendo carne nel vero senso della parola, racconta il fuori dall'arem, mentre tu ti ci porti proprio dentro e ci fai arrivare. Cosa diventa l'esperienza di Caterina Troiani? Cosa diventa per l'Egitto e per le sue missionarie francescane, che poi lei fonda, questo suo aggrapparsi a quella carne dietro delle gabbie, dentro i teli e i veli che nascondono gli Areb? L'Areb, diciamo, è il passo successivo. Quando Caterina e le suore incontrano Niccolò, padre Niccolò Olivieri, ripeto, fa anche questa, andrebbe, secondo me anche è questa, una storia a secondo parte, secondo me sì, vero? Perché anche questo, lui è sicuramente straordinario, e, incontra un mondo assolutamente sconosciuto. Probabilmente le suore, per quanto ingenue e avessero fatto poca vita, diciamo, mondana e sociale, forse un'idea del fatto che ci fosse la prostituzione, cioè che ci fosse un mercato di donne sulla strada, anche perché uno dei primi eventi che incontrano le suore sono i bambini abbandonati alla ruota, no? Cioè, quando il mondo intorno capisce che sono arrivate delle suore, la prima cosa è portare via i bambini, certo. In genere sono le prostitute. Cioè sono donne arabe, sono le donne del Cairo che magari hanno relazione con i turchi, quindi anche lì ci sarebbe appunto un altro problema. E quindi loro capiscono che la situazione è emergenziale, cioè è gravissima. Ma Niccolò Olivieri vi fa vedere un'altra cosa, cioè voi dovete prendere queste ragazzine e... La suora amica che all'inizio gestisce, diciamo, la missione prima che si ammali, dice no,
No, non possiamo prendere queste bambine. Non possiamo neanche, non sappiamo come fare neanche. Ma dove le mettiamo? Come esatto. mangiamo? La farina era pochissima, cioè in fondo loro vivono di elemosina, non ricordiamo, non dimentichiamo certo. che, cioè, sì, ci sono i fondi che arrivano da Roma, ci sono i fondi che arrivano da propaganda da Fide, ma insomma è sempre poco. Poi in realtà loro vivono di elemosine. Devo dire che anche il governo, diciamo, turco, il reggente turco, in realtà a un certo punto si convince della, e comincia esatto. a darle soldi. Però arrivano queste bambine e chi decide di prenderle? Caterina. E si trovano un altro mondo. Allora, le bambine intanto non parlano naturalmente certo. né arabo, alcune non parlano arabo, alcune non parlano francese, non parlano italiano, non parlano inglese, parlano niente, parlano spesso dialetti che sono quelli africani. Quindi bisogna imparare la lingua, bisogna domarle. Lei usa anche questa parola. Perché sono riottose, perché vogliono fuggire, perché... Non sono abituate a stare chiuse dentro un convento, immaginate, perché purtroppo sono nate in strada. Però sono ferite, però sono bambine che hanno naturalmente già una storia gravissima e che non capiscono spesso perché sono lì, certo, come sono certo. arrivate lì. Comincia dunque questo lento, diciamo, ingresso di ragazzine. Che cosa vengono? Educate, pulite... Istruite. Allora, la ferrea mentalità... E intelligenza lucida di Caterina fa in modo che le bambine, come tutti quelli che stanno in convento, non devono mai essere fermi, non devono mai oziare, devono sempre essere pronti a fare qualcosa, quindi pulizie, cucito, molto il cucito, molte preghiere naturalmente, significa poter finalmente educare queste ragazzine, molte di quelle diventeranno suore. E alcune però forse anche a inculcare in loro il segno dell'indipendenza. Io ho letto attraverso almeno il racconto che tu fai, anche questa profetica forse intuizione di Caterina Troiani. Noi vi diamo gli strumenti per fare di voi delle donne che un domani non debbano necessariamente essere assoggettate agli uomini certo. per poter andare avanti. Io non so, vedo titoli sfilare, mannaggia, se con un po' della passione di questa donna, perché sento il mio pubblico che fa sì, e io di quello ti ringrazio. Arrivi attraverso le pagine di Fuori dall'Arco, guardate la copertina. Ce ne mancano pochi, la conclusione di questa serie, che è una serie bellissima. Bella, però Maria Pia, io ti ho scoperto casualmente, grazie a una mia amica, attraverso due donne, un due mogli, chiedo scusa, un racconto di carne che ci riporta ai giorni dell'attentato della stazione di Bologna. Al 2 agosto io spero 80. Di riaverti prestissimo. Va bene, qua. Grazie. Se ti svegli anche con noi, perché è un caso sì. che oggi sei venuta a quest'ora e noi ci svegliamo all'alba. Va bene. Meravigliosa. Volentieri. Maria Pia Ammirati, grazie. Fuori dall'AREM. Vite esagerate, passione per Dio, non c'è niente da fare. Ci vediamo domattina alle 7:30 se volete. Grazie direttore. Grazie molto. Grazie pubblico. Ci siamo rubati tutti.